Ricarico a un nuovo centro studi dedicato allo scrittore Rocco Scotellaro, il taglio del nastro sabato facendo seguito alla delibera approvata a maggioranza dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 luglio scorso che sopprimeva il centro di documentazione Rocco Scotellaro e la Basilicata del secondo dopoguerra istituendone il nuovo. Ospiti d'eccezione l'attore, regista e sceneggiatore Michele Placido e il magistrato, giudice, scrittore e studioso di teatro e poesia Giuseppe Battarino, attualmente dirigente dell'ufficio GIP del Tribunale di Varese e collaboratore nella Commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie. Prima dell'inaugurazione Michele Placido e Giuseppe Battarino, accompagnati dal sindaco e dalla giunta comunale, hanno visitato la casa di Rocco Scotellaro e in particolare la sua stanza, grazie alla disponibilità della nipote Lina Scotellaro, che pur non vivendo a Tricarico ne ha consentito l'apertura. Subito dopo il taglio del nastro affidato a Michele Placido nel cortile dell'ex convento e seguita poi una serata ricordo del poeta tricaricese. È stato il primo cittadino Antonio Melfi a ripercorrere brevemente le tappe che hanno scandito la vita politico-amministrativa di Scotellaro, che nel 1946, a soli 23 anni, fu eletto sindaco di Tricarico. L'arma della calunnia di quanti non avevano mai ben visto quel sindaco così giovane e amato dai suoi cittadini portò Rocco Scotellaro a subire 45 giorni di carcere a Matera con l'accusa di peculato. Quando la Corte d'Appello di Potenza decretò il non luogo a procedere per l'inesistenza del fatto, Scotellaro fu scarcerato, ma molto provato dalla sua esperienza ingiustamente patita, decise di dimettersi, ma continuò la sua lotta attraverso la letteratura, la poesia e l'inchiesta, affidata a Michele Placido la lettura di alcuni suoi versi più famosi. A conclusione della serata all'attore regista è stato conferito il primo riconoscimento dell'onorificenza Rocco Scotellaro, istituita con delibera del 3 agosto scorso.